Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, benvenuta Sandra Bonsanti, giornalista e fondatrice di Libertà e Giustizia. Buonasera, ben arrivato Luca Barbareschi, attore, regista, autore e direttore del Teatro Eliseo di Roma. Buonasera, bentornato Paolo Crepè, psichiatra e saggista. Allora, ancora una volta l'Italia si sta lacerando su un importante passaggio politico. Il voto sul referendum assomiglia forse più a uno psicodramma nazionale. Subito dopo la pubblicità. Luca Barbareschi, in questi giorni molti attori, registi, scrittori si sono schierati apertamente su questo referendum costituzionale. Vuol farlo anche lei qui stasera? Sì, sì, io sono per il sì assolutamente, sono per qualsiasi cosa muova lo stagno in cui l'Italia è ormai rimasta negli ultimi anni. Quando sento dire che non è una riforma perfetta mi viene da ridere, perché credo, mi sono preso la briga di guardare quelle del passato, da Giolitti a oggi, andare a rivedere, sono tutte imperfette, perfettibili. Io credo nella teoria della claudicanza, che si inciampa, ci si rialza, si migliora la propria vita, ma non penso che... Vedo che molti no nascono da una voglia... Il no che più mi ha fatto effetto è quello di Camilleri. Camilleri... Perché mi sembra di vedere Crono che mangia i figli, no? Crono che vuole, che non vuole qualsiasi cosa possa togliere dallo stallo il paese, anche con qualche errore forse, ma non importa. Sandra Bonsanti, io so che invece lei è apertamente per il no, sta facendo campagna per il no al referendum. Perché? Ma guarda, in questo periodo in cui mi sono occupata della Costituzione ho avuto vari motivi per il no. L'ultimo, il più recente, quello per cui è un altro motivo per cui, quando penso a quanti voti per il sì saranno raccolti secondo lo stile De Luca, mi viene una tale rabbia, o non so come chiamarla, che ci metto parecchio. Quale sarebbe lo stile De Luca? Lo stile De Luca è quel clientelismo, quel dividere il territorio per pezzetti ben studiati, dire tu devi portare un tot sì a casa e devi chiedere a tutti gli imprenditori, che avranno sicuramente bisogno di un appoggio dell'amministrazione pubblica, di qualunque livello di amministrazione pubblica, deve ricordargli che se vogliono essere nostri amici devono votare sì. Allora, questa è l'ultima cosa, tanto più che viene da un personaggio che si è permesso di minacciare di morte la presidente dell'antimafia, che è una cosa che in altri tempi il PD lo avrebbe cacciato dopo 3 secondi. Io non riesco ancora a capire, capisco che porta tanti voti, ma io trovo questo una vergogna assoluta. Quindi se c'era un altro motivo per cui dovevo votare no, l'ultimo no, della no, lunga l'ultimo serie della per lunga lei serie, è questo. Sì. Dottor Crepè, anche psicologi, psicanalisti si sono schierati, per esempio Massimo Recalcati è stato anche protagonista della Leopolda e si è schierato apertamente per il sì. Lei è impegnato in questa battaglia? Beh, impegnato nel senso che voterò sì, non sono un conservatore, quindi voto sì. I conservatori votano no e io penso che bisogna cambiare questo paese. Ero bambino che mi dicevano che bisognava cambiare il bicameralismo perfetto e siamo ancora qua che qualcuno... Poi c'è qualcuno che pensa di essere molto di sinistra che vuole il CNEL, è fantastico. Cioè, adesso si parla di De Luca per non parlare del CNEL, è una cosa che lascia allibiti. Poi mi pare che ieri Berlusconi ha detto una cosa molto sincera, ha detto se vince il no mi metto intorno a un tavolo con Renzi. Penso che la signora Bonsanti non voglia questo e quindi voterà anche lei sì. Non credo che la signora Bonsanti voterà mai sì. Non ho questa preoccupazione e comunque non voterò mai sì. Ma poi non capisco, mi sembra una grande... favorirà di nuovo chissà quale patti delle crostate bis, tris, quadris. No, la cosa più divertente di questa cosa sono gli strani accrocchi che sono creati da D'Alema e Salvini, cioè, fa molto ridere, oltretutto è un referendum, cioè è diventata una cosa, ne parlavamo anche prima di iniziare la trasmissione,
un po' anche esagerata. Cioè, c'è un referendum su un'opinione che non può essere una battaglia politica. Cosa voterò io alle prossime elezioni? Non lo so, non lo so ancora. Anche perché lei è un uomo, è sempre stato un uomo di destra. No, no? Guarda, questo vorrei, ne approfitto. Io sono un ebreo cresciuto a sinistra, ho votato socialista tutta la vita. Se esistesse ancora Bettino Craxi lo rivoterei di nuovo. Credo nel socialismo. Ma lei quando è stato deputato con chi era? Beh, è un percorso difficilissimo da spiegare, perché molti di noi, quando ci fu la diaspora socialista, abbiamo trovato in Berlusconi una casa, no, per chi credeva che era un liberale, no, voleva, non voleva cadere nelle forche dei Di Pietro, che abbiamo visto come sono finiti poi in maniera terribile. Per cui questo, si sono stati tacciati di essere di destra. Fini aveva, tanto è vero che Fini poi è finito a essere tacciato di essere di sinistra addirittura in certo punto. Ma questa è la barzelletta del paese italiano, che non vuole mai avere un epos vero e finisce nella farsa qualsiasi cosa faccia. Siccome io penso che le battaglie anche referendarie vengano fatte apertamente su un'opinione, questo, se uno vota no non è cattivo, se uno vota sì non è cattivo, ha delle, invece tutto è diventato politico, è diventato, ed è buffo vedere quelli che votano no, soprattutto nel mio campo, che lo fanno solo per bastian contrarismo, cioè vogliono essere comunque oltre qualcosa. Ecco, vorrei sapere da Bonsanti se lei si sente in cattiva compagnia avendo questa accozzaglia. Vogliamo parlare di accozzaglia, De Luca? Ma sicuri, io non mi sento in cattiva compagnia, perché intanto come Libertà e Giustizia abbiamo cominciato in tempi non sospetti, in cui tanti altri non si erano ancora aggregati a noi, dal 2014, dalla primavera del 2014 che abbiamo cominciato. Ma poi è banale dirlo, ma se occorre ripeterlo, perché stiamo parlando di accozzaglie, la Costituzione, più gente la vota e più un referendum come questo, più sono diverse le opinioni, le provenienze, diciamo, e più ci si ritrova in qualche cosa che è oltre una legge, è la legge fondamentale dello Stato, è oltre i partiti, è qualcosa che dovrebbe contare molto di più se Renzi capisse esattamente che cos'è una Costituzione. Ecco, questo, allora io a questo punto mi trovo benissimo con chiunque sia il mio compagno di strada, che non è un vero compagno però di strada. Però si dicono delle cose gravissime. Se Renzi capisse cos'è la Costituzione, cioè sono delle affermazioni terribili, perché io ho visto Renzi in molte trasmissioni e per la prima volta, sinceramente, mi è sembrato di sentire parlare una persona che sa quello che dice, che capisce di quello che parla, che articola molto bene in buon italiano il suo pensiero. E quando sento altri vedo un rancore, livore, no, non c'è nessun fastidio. Rancore. Cioè, sono adesso molto precisamente serena. Sembra che Renzi dico, sia diventato. Non lo sa perché ha spaccato questo paese. Ha allora, spaccato, l'ha spaccato la stampa, non ma l'ha non spaccata l'ha, Renzi. Non è la stampa. L'ha spaccata sono lui i sacerdoti quando della comunicazione che ogni volta devono. Barbareschi, spezzare. Quando lui ha detto questo sarà un referendum su di me. Dio mio, e sapeva che sarebbe diventato ma così. Ma non lo era all'inizio, abbiamo continuato a parlare di. Scusi, io non ho simpatia particolare per D'Alema. Ma D'Alema ha cambiato idea quattro volte. Ma D'Alema è appena arrivato, ma che ma no, cosa ma c'entra? Assisti in questi anni, sentire D'Alema, che è contro Renzi, quando ha avuto tutta la vita per fare delle riforme, non l'ha mai fatta una in vita sua. Distinto mi viene da dire, al di là di sì e no, ma dove eravate in questi anni? Finalmente c'è uno giovane. Noi eravamo sempre contro, capito, perché dobbiamo spiegare il perché. Ma solo per, guarda, solo per il fatto che ha 40 anni, che ha un sacco di voglia di fare cose diverse, ma va fatta una riforma sulla giustizia, ma che andrebbe fatta solo per quello. Vera con la magistratura. Assolutamente. Non è solo no, per io quello? Trovo sempre che spesso quelli del sì danno la loro motivazione del no. Ecco, allora per favore lasciatecelo dire a noi perché no, perché è inutile che voi cerchiate di affibbiarci qualche cosa che non ci spetta. Qual è la cosa più grave secondo lei che allora, introdurrebbe questa riforma? Allora, ho già riforma detto questa cosa qui, la cosa più grave, un'altra abbastanza recente dei motivi che... Ecco, allora noi, molti di noi si sono preoccupati per la vittoria di Trump negli Stati Uniti. Allora, dare a chiunque venga eventualmente in questo paese una Costituzione che gli consente di fare assolutamente quello che vuole, potrà essere, no, non voglio dire nomi, ma chiunque prenda
sia perché eletto. Può fare quello che vuole? Potrebbe perché fare è quello una vuole? Costituzione che dà un potere al governo assoluto rispetto a tutte le altre istituzioni che erano state previste nella Costituzione. Ma non è vero. Credo non che, non un attimo, vedo che il professor Crepè dice che non è vero. Ma sicuramente Crepè. Non è che non è vero. Ma no, ma innanzitutto questo eventualmente riguarda la nuova legge elettorale, non certo questa Costituzione. L'idea di togliere il bicameralismo, di togliere il CNEL, di abbassare il numero dei senatori, ma cosa c'entra questo? Poi evocare Trump, francamente Trump vi fa comodo, poi Trump guardi ha detto delle cose, adesso ne dice delle altre, non vi preoccupate di Trump, insomma non mi pare che abbiamo avuto anche noi sono preoccupati anche di Reagan, che poi è risultato essere un ottimo presidente. Hanno insultato Nixon e col senno di poi è stato uno dei migliori presidenti. Adesso si preoccupa di insomma, adesso non facciamo, rifacciamo la storia degli Stati Uniti, stiamo alla nostra italiana. Crepè. No, è l'idea che la politica si faccia con al lupo al lupo. Bisogna sempre votare contro qualcuno e non per qualche cosa. Questo è un atteggiamento molto infantile che non porta da nessuna parte. Noi dobbiamo dare ai nostri più giovani cittadini un esempio. La nostra generazione deve dare un esempio. Cosa vuol dire? Vuol dire essere coraggiosi. E per essere coraggiosi bisogna saper cambiare. Non ci vuole nessun coraggio star seduti su una poltrona. Bisogna avere il coraggio delle nostre idee e di volerle cambiare quello che abbiamo per sperare in qualche cosa di meglio. Questo i giovani vogliono. Un grande marinaio non ha paura di navigare, ha paura della bonaccia. Due interventi dallo studio, Crepè. Una domanda di Barbareschi e poi Bonsanti. Lei è uno psichiatra o psicologo? Psichiatra. Non trova lei che un problema di questo paese è un rapporto col paterno? Cioè c'è un problema. Perché succede sempre la stessa cosa. Lo è stato con Mussolini, lo è stato con i grandi leader, lo è stato con Craxi, lo è stato con Berlusconi. Sta succedendo con Renzi. Non appena c'è qualcuno che abbia leadership, cioè che abbia un'autorevolezza, non dico autoritarismo, autorevolezza, c'è il problema del confronto. Per cui, siccome nessuno fa più il padre e nessuno vuole più avere una figura un po' forte, appena c'è qualcuno che decide, questo deve morire subito. È questo il problema? Abbiamo un problema quasi psichiatrico, noi italiani? No, tutti è un problema ancora di pazzi non ce l'aveva dato nessuno, comunque ho chiesto una cosa diversa. La mettiamo nella cozzaglia. Ha a che vedere con l'invidia. Ma sì, guardi, se assicuro, mi pare che sia molto lontana. Molto io non verrei mai a curarmi da lei, mi scusi. No, se non si preoccupi, non è che prendono tutti. Stiamo parlando di lotta politica qui. Non si preoccupi, non sono un pronto soccorso. Scelgo i miei pazienti, prego. Crepè. Però ho collaborato molto volentieri con il suo giornale quando era direttore del Tirreno, mi ha chiamato tante volte. Ecco, va bene. Ha cambiato un'altra volta opinione. Bene. No, forse no, allora, so fare il mio mestiere di giornalista. Basta. Ecco, Sandra Bonsanti ha sempre fatto molto bene il suo mestiere di giornalista. Anch'io. Lo possiamo testimoniare, ma lei come psichiatra trova che ci sia abbiamo una coazione a ripetere noi in Italia, per cui ogni volta che si apre una questione politica, che bisogna decidere su un passaggio politico, non possiamo che dividerci. Ma no, perché è più comodo non dividere, star fermi. Chi vuole cambiare è sempre visto con una cosa di sospetto, perché si pensa che chissà cosa ci avrà dietro, ci avrà degli interessi, lo farà, ci sono delle banche strane che comandano il mondo. Io ne ho sentite in questi giorni di veramente delle favole che neanche un bambino ci crederebbe. Però mi scusi, Crepè, prego. Lo dico a entrambi voi del sì. Che insomma, quello che sta cercando di dire Sandra Bonsanti è che non è tanto
il cambiare per il cambiare, no? Ma guarda, cambiare allora, per andare in che direzione, guardate, per fare cosa? Qua io la ho, guardi, ho una un copia attimo, della Costituzione, lei ha solo paura che se vincono i grillini non siano più gestibili, non la potuto venire, no, ma lo pensava. Per favore, non no, interpretate. Adesso, vabbè, ma è quello, ma avete tutti paura. Santi. Grazie. No, volevo dire una cosa, ho qui una copia della Costituzione, quella del 48. È firmata da Enrico De Nicola, Poi è firmata da Terracini e da Alcide De Gasperi. Allora mi chiedo due cose. Una, se questi erano dei debolucci che non volevano cambiare o che avevano creato qualche cosa che non aveva senso, che era una cosa limitata a quel primo periodo della oppure, e poi mi chiedo, chi è che ci mette la firma dopo che hanno cambiato 47 articoli qua sotto? Altri. Chi è che ce la mette sono la firma? Morti, sono passati, è passato un secolo, il mondo va avanti, no, c'è un altro mondo, non possiamo essere legati tutta la vita ai morti. Ma non è questo vero, è un paese che fa dell'archeologia culturale. Quei morti hanno dato la vita ma perché noi dato tanti altri, guardi lei. Una Costituzione. Ma non che è vero, ma ce ne sono tanti altri, come quando oggi vi siete impossessati da Lampi dicendo che Lampi è solo fatta da comunisti, Lampi è stata fatta dai partigiani bianchi, da tantissima altra gente. Cioè, finite di dire delle balle sonore di questo paese. Ha consentito all'Italia di rinascere da un periodo tremendo di macerie. Io ero piccina e me lo ricordo, piccolina a Firenze, e me forse lo ricordo. Non si ricorda un'altra ci ha cosa, permesso però. Di crescere e di avere una serie di governi, tanti, però era la Democrazia Cristiana in genere che si cambiava tra di loro. Un incubo di paese, 600 governi. Ma noi siamo cresciuti quanto ce lo sogniamo adesso. Allora, perché dobbiamo passare... Terribile. Da una cosa che funzionava e ha funzionato quando la politica sapeva essere politica con la P maiuscola a qualche cosa che già ora... Ma quando che mai la politica è stata con la P maiuscola in questo paese? Questa roba retro è terribile, è una roba da morti. Sembra i morti di Joyce. Le dichiarazioni di Monsanti scatenano tutto quello che è vecchio, va bene, tutto quello che è giorno. No, è che forse la Monsanti si ricorda bene, ma proprio i padri della Costituzione, due anni dopo, dopo averla approvata, hanno detto, c'è stato un famoso incontro, convegno ad Assisi nel 1951, di cui dovrebbe sapere qualcosa lei, visto che l'ha studiata, in cui hanno detto che questo doveva essere immediatamente modificata, perché alcune cose, per esempio il famoso bicameralismo perfetto, ma questo annoia molto la gente, ma è per dire che loro stessi sapevano che avevano scritto una cosa, ma che poi negli anni doveva essere, ma cosa hanno scritto le tavole di Mosè? Ma cosa ha scritto le tavole di Mosè, così religiosa lei? Bossetti alla pira, lasciamo parlare Monsanti. La pira, brava, lo citi bene. Aspetti, Crepini, Appertini, ma queste persone non hanno mai detto vi abbiamo fatto una cosa che non regge, che è sbagliata. Hanno sempre pensato alla Costituzione come un grande atto che avevano fatto e che poteva ovviamente, mi sembra di dire delle banalità. Sono banali, perché sono banali. Poteva ovviamente essere. Ma lei si proietti avanti in 100 anni. Rivisto, in 100 anni sarete ancora a parlare di lapira fra 150 anni. Ma cambiano dei modelli, sta cambiando. Guardate la Francia che si muove, che il popolo ha il diritto di votare a destra o a sinistra a secondo di quando cambia rispetto a quello che accade che in un paese. In Italia hanno prima il diritto di votare a destra cosa, a ha fatto due referendum per ma chiedere non solo, ai ma cambiano idea. Dico anche in Italia abbiamo la libertà di votare a destra. Nessuno, sono anni che nessuno riesce a governare, questa è la realtà. Beh, e siamo arrivati fino al 2016, così forse che mi ma come? Che è un paese a pezzi dove appena si è fatto un cambiamento non si riesce a far passare una legge, è una cosa terribile questo paese. Sandra Bonsanti, ma quando lei prima ricordava che questa Costituzione tutto sommato ha funzionato per tanti decenni, anche la politica è riuscita ad adattarvisi, anche se c'erano tanti governi, anche... cioè adesso
siamo un po' acritici rispetto a quello che è successo nei decenni passati in questo paese, perché in effetti abbiamo sempre rivedere molti personaggi che abbiamo giudicato magari in maniera un po' frettolosa. Io credo molto alla cultura del pensiero, non credo alla velocità, anche se siamo in un tempo che pare che ci voglia spingere verso la velocità. Velocemente si può andare anche verso uno strapiombo, non è detto che si vada verso un bel prato fiorito. Ecco, allora io penso che questa riforma è stata fatta male, in fretta, sbagliata, molto in fretta, perché le commissioni non hanno potuto, i membri delle commissioni non hanno potuto nemmeno dire no, quelli che erano contrari sono stati presi e fatti accomodare da un'altra parte. Voi non sapete qual è stato l'iter di questa riforma. Come no? Di questa riforma. Seguita, è imbarazzante il numero di emendamenti di cambiamento, è stato una cosa, un incubo. Sono stati tantissimi gli emendamenti in Parlamento, questo è vero. Lei cosa voleva, cosa stava dicendo, Crepè? No, diceva che mi fa un po' sorridere la parola fretta, perché a 60 anni mi sembra che sia un tempo abbastanza adeguato per cambiare le cose. Certo, non so, vogliamo aspettarne 120, non lo so. Lei pensa di vivere così tanto per vedere la prossima cambiamento della Costituzione? Non lo so, io vorrei qualche cosa per... un'analisi che è proprio sbagliata. No, non è un'analisi, è una questione biologica, signora. No. Non è un'analisi, è una questione cellulare. Non c'entra niente con l'analisi. Comunque in questi decenni sono stati fatti dei cambiamenti alla nostra Costituzione. Certo che non sono stati fatti. Quindi, alcuni anche sbagliati, altri no. È stata rigida e non emendabile in tutti questi decenni. Sono stati fatti cambiamenti. Ma vorrei sapere... È stata votata 6 volte. Questa riforma qui pare troppe volte, così è previsto. Hai poco? No, perché lei è abituata all'idea che una legge come quella del doppio cognome dei bambini debba essere approvata in 1200 giorni. Lei sa quanti giorni ci hanno messo a approvare, la legge, certo, sul finanziamento ai partiti? Due giorni. Neanche. Questo ci hanno messo a approvare la legge Fornero? Per piacere, non mi faccia tornare a quelle cose, che erano tutti proprio d'accordo. Non vorrei. Ecco, dire che erano quindi tutti per d'accordo. Piacere, quando non la politica non è d'accordo, discute e poi si vede se si trova non un inciucio, ma un compromesso, un'idea che accomuni, non un'idea che divida questo popolo, che non ha bisogno di essere diviso. Ma questo è un compromesso. No. Ecco, è un compromesso Barbareschi, questa riforma costituzionale così come adesso viene presentata agli italiani. Tutte le leggi sono frutto di compromessi. Io ho l'esperienza che ho fatto in Parlamento per 5 anni, viene proposta una legge, poi viene portata nelle commissioni di pertinenza, vengono emendate, ognuno dice la sua e spesso un'idea che nasce A più B eccetera diventa A più B più C e ha una forma compromissoria, però questa fa parte di quella sana evoluzione del pensiero dove, ecco, quando io sento parlare di dogmatismi antichi, anche la Torah viene interpretata da Shammai e Hillel, che danno 2 interpretazioni diverse di ogni piccola virgola della Torah, ed è un'elaborazione continua. Tutti i grandi rabbini del mondo stanno lavorando sulla Torah all'infinito. Il dogmatismo, a volte un po' cattolico, non solo. Ma tutti i testi sacri delle tre grandi religioni. Ma qualsiasi rabbino tante interpretazioni diverse. Lo interpreta un pensiero e cerca di portarlo a un'attualità, quello che può essere tradotto in qualcosa di importante. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Perché questa riforma costituzionale che riscalda tanti animi, come abbiamo sentito anche questa sera, ci mette di fronte anche a qualche incertezza, a cominciare da quella sui tagli alla politica. Ci sono? In che entità? Di che entità sono? Sentite Pagliaro. Roberto Perotti, che per un anno a Palazzo Chigi si è occupato di revisione della spesa, ha quantificato i risparmi che si otterrebbero se passasse la riforma Boschi.
In un articolo pubblicato da lavoce.info, il professore stima un risparmio per il contribuente di 140 milioni 2 anni dopo l'entrata in vigore della riforma e di 160 milioni a regime. Ma è una stima che, avverte Perotti, potrebbe rivelarsi generosa. Il risparmio più importante, dai 107 ai 131 milioni, è atteso dalla riduzione del numero dei senatori. Non è però chiaro se, oltre all'indennità, la riforma abolirà anche i rimborsi spese. Anche sul costo del personale i risparmi saranno relativi, perché il numero degli uscieri e degli elettricisti è quasi indipendente dal numero dei senatori. Lo stesso vale per altre spese di funzionamento, dove vi sono numerosi costi fissi. Un altro risparmio deriverebbe dall'abolizione del CNEL, taglio poco più che simbolico, perché il risparmio effettivo sarà di 3 milioni. Tutto il personale verrà infatti assunto dalla Corte dei Conti. Ci si attende poi una minor spesa di 17 milioni per la riduzione dei compensi dei consiglieri regionali, sempre che all'indennità non si aggiunga il rimborso, perché in questo caso la spesa invece che diminuire aumenta. 10 milioni vale la norma che abolisce i contributi ai gruppi consigliari regionali, mentre i risparmi derivanti dalla riforma delle province si sono già manifestati grazie alla legge Delrio. L'analisi di Perotti sta facendo discutere i lettori della Voce. C'è chi lo rimprovera di non aver calcolato i risparmi dovuti al minor contenzioso tra Stato e Regioni e chi pensa invece che i 200 senatori aboliti saranno sostituiti da altrettanti burocrati incaricati di analizzare le oltre 20.000 direttive comunitarie che ogni anno si riverseranno sul Senato. A tutti, Perotti fa comunque sapere che lui al referendum voterà sì, anche se sembra di capire che la ragione non sarà il taglio dei costi. Allora, Luca Barbareschi, per il suo sì quanto conta il cosiddetto taglio delle poltrone? Quanto conta? Sì. Beh, secondo me conta in maniera un po' anche retorica, perché l'idea della casta, che è tutta colpa della casta, che la politica costa, è vero, ha dei costi forse sicuramente superiori a quella di altri paesi. Io penso che al di là dei tagli della politica ci sia un problema proprio di dinamica del paese. Io lo dico da imprenditore in campo culturale, ovviamente. Io ho preso un teatro, l'ho ristrutturato, teatro, ho investito al Teatro Eliseo, ho messo 5 milioni, sì, ho messo 5 milioni di euro di tasca mia, ho fatto una start-up, però mi piacerebbe vivere in un paese in cui ci sono meno lacci e lacciuoli burocratici e poter non dipendere anche necessariamente da una serie di regole che fermano. Ma siccome questo avviene in tanti campi di imprenditoria, quello che chiunque oggi ha, io poi non sono neanche più giovane, ho 60 anni, ma vedo ragazzi di 30 anni che vorrebbero fare delle cose e si trovano in uno stato che non è né facilitatore né lascia la libertà. Se lei apre un ristorante a Parigi, lei lo apre in 2 giorni, poi verranno a verificare se lei ha rispettato le regole. Qui abbiamo un comune ricattatorio, lei fa una cosa, cioè è tutto al contrario, lo Stato è invasivo in maniera eccessiva. Questo e con questo, secondo questa me riforma... col sì c'è una, si va in una direzione un pochino più dinamica, un pochino più moderna, più simile a quelli di paesi più dinamici, sicuramente dove lo spauracchio italiano è sempre quello, il fascismo. Allora arriverà poi un Presidente del Consiglio che deciderà, viva Dio, ci saranno le elezioni, dopo 5 anni uno voterà un altro, fine, questa ecco, è la democrazia. Sandra Bonsanti. No, questa non è democrazia, questo è fascismo. Come cosa? È fascismo? Hai ma detto, cosa dice? Hai detto arriverà al fascismo. Allora, non ho detto arriverà al fascismo, forse non mi sta seguendo, ho capito, ho detto una cosa molto precisa, vabbè. Ho detto c'è lo spauracchio del fascismo e ho detto in questo paese ogni volta che si prova a creare la possibilità che un Presidente del Consiglio decida, si pensa che diventa un paese fascista. No, la Francia fascista? Non voglio che mi tolgano la possibilità mi scusi, di votare. Mi faccio una domanda. La possibilità di votare? Lei ha paura che le tolgano la possibilità di votare? Scusa, ma cosa sta dicendo? Allora, Sandra Bonsanti, sì. Perché ha paura che le tolgano la possibilità di votare? Mi pare che alcune cose già non si voteranno più, dovesse passare questa riforma che speriamo bene che non passi. Per esempio il Senato, per esempio non avrò la scheda per scegliere direttamente il senatore che avrò. C'ho solo la promessa del Presidente del Consiglio che altre volte non l'ha mai mantenute le promesse, ha cominciato non mantenendole. Lasciamo andare come lo chiamavano... Lasciamo andare e non possiamo fidarci delle promesse di una parte di un partito, punto, basta, non c'è. Ora noi andiamo a votare per la riforma della Costituzione e
abbiamo questa legge, cioè l'Italicum. Che sarebbe la legge elettorale. Crepè? Ah, io continuo a essere perplesso rispetto alla comunicazione che noi diamo. Ho appena ascoltato le parole di sfiducia, così quasi che dovessimo vivere, l'unico auspicio è vivere dentro la fortezza dei tartari, pensando che tutti gli altri sono dei nemici. No. Io non ho questa visione così plumbea, così pessimista. Io credo che i ragazzi ci stiano guardando nella speranza che questo paese cambi, non stia fermo, non rimanga a rimuginare certo. Le cose del passato. Certo, di meglio delle cose che avete fatto anche voi. Ma non a caso è spesso tenuto da chi ha delle rendite di posizione. Voi chi ha le rendite di posizione? È molto sostenuto da chi ha rendite di posizione intellettuale, culturale, certo. Di potere. Allora vi sorprenderò dicendovi che noi del no siamo stati veramente, non so quanto ci siete stati voi, ma noi del no siamo stati veramente in tutte le piazze e in tante università dove abbiamo avuto l'autorizzazione a poter entrare, e vi assicuro che non c'è affatto quell'area plumbea, ma c'è una gioia di scoprire delle cose meravigliose, perché la Costituzione è una cosa meravigliosa, semmai ci viene rimproverato di non averla attuata del tutto e di non avergliela insegnata a scuola. Questa è stata la vera colpa dei partiti della Prima Repubblica, sia della Democrazia Cristiana che del Partito Comunista, che non hanno fatto amare la Costituzione ai giovani, non l'hanno studiata, non la conoscono, un'idea... unico paese in tutto il mondo dove non si è fieri di una cosa così ma bella. Ma questa è un'idea museale della vita, bene, è un'idea museale, è come andare al Museo del Risorgimento, ma il mondo è cambiato, siamo cambiati noi, non deve cambiare una legge dello Stato. Va bene, siccome devo chiudere. Che c'è qualcuno che non è cambiato davvero. Le posizioni sono abbastanza nette abbastanza sì. Chiare, distinguibili, però in chiusura vorrei uno chiedere a Luca Barbareschi a quale progetto teatrale sta lavorando per il Teatro Eliseo di Roma, perché dal 13 dicembre all'8 gennaio lei sarà lì. Io sono con L'aria tra l'arancia, che è una commedia molto divertente di Dom e Sauvignon, con cui intratteremo i romani a Natale, ma soprattutto sto lavorando su tutto il progetto dell'Eliseo, che è una grande tenda di Abramo, come amo chiamarla, un luogo di inclusione e di elaborazione del pensiero, con tutti i nostri brand meravigliosi, che è Cultura Eliseo, Cinema Eliseo Fiction, come abbiamo fatto producendo da Olivetti a Mennea, o con Carandini che viene a parlare della Roma, ma anche con l'innovazione, col Gemelli stiamo facendo delle cose bellissime. Coinvolgete anche tanti giovani? Tantissimi, sulle neuroscienze, vogliamo che l'Eliseo, e questo è stato il mio volere, sia un posto di innovazione, di elaborazione del pensiero non dogmatico, ma soprattutto dove le idee, dal momento che uno ce l'ha e la voglia fare, avvengono immediato. Quest'anno abbiamo puntato su 8-9 autori italiani, e speriamo che sia una delle tante belle realtà romane per fare ridare a questa capitale la speranza. La cosa peggiore è che i ragazzi pensino che non ci sia la possibilità di cambiare il proprio paese. Quando finisce la speranza si spegne tutto. Allora, in bocca al lupo naturalmente. Grazie. Per tutti questi progetti importanti. E Sandra Bonsanti, vorrei ricordare che da poco nelle librerie il suo ultimo libro, edito da Chiare Lettere, che si intitola Il canto della libertà, che parla di democrazia, di poeti, che cosa c'entrano? È una fuga che ho fatto l'anno scorso dall'attualità e sono andata a ritrovare i miei vecchi maestri di scuola, di università, e seguendoli sono andata a ricercare l'origine della parola libertà, Omero, Saffo, la poesia, la musica della Grecia antica, e sono stata molto bene. L'origine della democrazia, la fatica che ha fatto la Grecia per trovare la formula della democrazia che non svanisse, che reggesse a tutte le intemperie, ed è stato un esercizio che mi ha dato molto sollievo rispetto
all'attualità che stiamo vivendo. E però, giusto per restare in attualità, sì, questo canto della libertà viene anche al momento giusto, sembra di poter dire, edito da Chiare Lettere. Grazie, grazie dottor Crepè di essere stato con noi, grazie, grazie a voi. Luca Barbareschi, grazie, a voi. Grazie, di questa... grazie Sandra Bonsanti, grazie spettatrici e spettatori e buona domenica, noi come sempre ci vediamo lunedì 8:30, arrivederci.